È il momento di fare un tour virtuale nei percorsi dell'oro rosso delle vigne dell'Asti. Diamo pertanto la parola al team dell'Istituto Nicola Pellati di Nizza Monferrato. Prego. Riscoperta del territorio, emozioni e innovazione tecnologica. Sono questi i punti cardine del nostro progetto attorno ai quali abbiamo costruito l'idea del museo a cielo aperto, pensato in modo che fosse caratterizzato da una forte componente esperienziale, coinvolgendo emotivamente il turista o il cittadino nostalgico che si immerge nel verde delle viti e nel sapore del vino. Ci siamo serviti inoltre dei filtri emozionali che rappresentano la chiave di lettura attraverso cui vivere e delineare l'esperienza, ricostruendo il legame uomo-natura. Il paesaggio, inoltre, può anche essere il luogo in cui si intensificano i sentimenti. In questo caso parliamo della Via degli Innamorati, in cui la natura fa da cornice all'amore. Questo sentiero romantico nacque da un pensiero disegnato dall'illustratore Raymond Peignet, che nel 1983 si trovava a Canelli per presenziare ad una sua mostra. Fu colpito dalla peculiarità della Sternia, che gradatamente si riempirà di opere di altri artisti, ispirate a questo mondo romantico. Il percorso ha inizio dalla storica piazzetta Amedeo d'Aosta, per poi snodarsi nelle stradine acciottolate. Ciò che ci colpisce, però, è il Castello Gancia, un gigante che dorme ormai da più di un anno dallo scoppio della pandemia. I suoi giardini monumentali sembrano un pubblico in attesa che lo spettacolo rincominci nei suoi infiniti spazi, luoghi in bilico tra storia e futuro. Questo percorso vuole condurvi alla riscoperta e al miglioramento del nostro paesaggio, patrimonio artistico e culturale dell'UNESCO. Qui vivono le nostre radici, come qualcosa che ci tiene ancorati al terreno e alle nostre origini, come un senso di protezione, con una prospettiva che porta in sé il seme del passato e quello del futuro. La bellezza dei nostri luoghi non manca mai di stupirci, proprio come accade ad ogni nuovo viaggiatore che giunge in un luogo e rimane affascinato da elementi che non sapeva potessero esistere. Grazie e può partire il video. Le colline, l'odore della terra, delle campagne che si amalgamano allo spazio urbano, il nostro luogo del cuore, Canelli, nel sud della provincia di Asti, nei pressi del Belbo, dove l'enologia e la viticoltura hanno influenzato profondamente il paesaggio, l'economia, la storia e la vita stessa di una comunità. Quella vigna che esiste da sempre, che ha soddisfatto fabbisogni strettamente locali ed oggi è diventata la maggiore risorsa del territorio. Tutto ebbe inizio nel XVIII secolo, quando si sviluppò l'industria enologica del Moscato d'Asti e dell'Asti spumante, ancora oggi una delle principali eccellenze della città. L'aspetto più caratteristico che dona a Canelli un'originalità unica in Italia è anche quello meno visibile. Si tratta dell'esteso patrimonio architettonico nelle cantine canellesi, vere cattedrali sotterranee scavate nel tufo che si snodano sotto tutta la città. Nelle navate delle cattedrali sotterranee, ad una temperatura costante di 12-14 gradi, riposano e invecchiano i più prelibati vini canellesi, prodotti ancora oggi dalle storiche aziende vinicole come Gancia, Bosca, Contratto e Coppo. Il Castello Gancia, che domina dall'alto, è uno dei simboli della città. Attualmente proprietà privata dell'omonima famiglia, ha una storia antica e importante. Edificato a difesa della via commerciale che univa Asti al porto di Savona, l'edificio è stato modificato, ampliato e impreziosito da elementi scultorei nel corso dei secoli. L'antica Torre dei Contini, un tempo, segnava i confini della città. Si trova in un punto panoramico della frazione Santa Libera. Alla torre si può accedere liberamente attraverso una bellissima stradina immersa nei vigneti. Da essa si gode un incantevole panorama che per 360 gradi spazia sui vigneti, a cui fanno da sfondo da un lato le Alpi e dall'altro l'Appennino Ligure. Il 22 giugno 2014 Canelli e l'Asti Spumante vengono proclamate Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, parte integrante del territorio del paesaggio vitivinicolo del Piemonte, Langhe Roero e Monferrato.
Il progetto Calici Stellati è finalizzato alla promozione turistica per Canelli, allo scopo di valorizzare le eccellenze della nostra terra che noi stessi abbiamo imparato a guardare con occhi nuovi e che speriamo siano promosse con maggiore attenzione su scala globale. Nebbia gli erticolli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Abbiamo pensato a un percorso innovativo nel concetto di fruizione che si svolgerà all'aperto, in cui il turista o il cittadino nostalgico, partendo dalla pasticceria Bosca e percorrendo la Sternia fino al Castello Gancia e alla panchina degli innamorati, avrà la possibilità di riavere la tradizione rurale e le sue attività quotidiane, muovendosi autonomamente nel contesto creato. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di progettare un museo a cielo aperto, con un percorso enogastronomico che punti a presentare le eccellenze locali, prodotti stellati come lo spumante, i vini, i dolci tipici, il tartufo, la parte di una tradizione antichissima che non deve essere dimenticata. Sono previsti teche per esporre costumi, dipinti e immagini della vita quotidiana canellese disposte lungo il percorso, sculture di bronzo che rappresentano i personaggi del momento del lavoro, plastici e oggetti antichi di uso quotidiano. A supporto del materiale a disposizione abbiamo intenzione di fornire un tour virtuale a 360 gradi utilizzando visori virtuali, realtà aumentata e digital signage. Per coprire i costi dell'intervento si è pensato di costruire un'associazione e lanciare una campagna crowdfunding a favore del progetto. Questo finanziamento collettivo è realizzabile attraverso appositi portali o piattaforme online. Chiunque potrà quindi sostenere l'iniziativa e vivere il work in progress. Saranno inoltre organizzate mostre ed eventi temporanei, workshop di teatro e arti performative con artisti locali. L'idea di progetto è stata illustrata agli stakeholder locali e all'attore Bosca, che hanno accolto positivamente questa sfida sul territorio. Un bellissimo progetto che deve assolutamente essere realizzato e mi fa piacere che lo abbiate concepito voi, cioè le persone che lo abitano e le persone che lo vivono, lo conoscono meglio, che forse questo anno lo hanno anche un po' sognato perché non potevano uscire di casa o uscivano con difficoltà di casa e quindi, come dire, si sono interrogati a lungo su quello che poteva essere il bello, no? Il valore di quel posto lì, quindi mi sembra assolutamente da fare e da supportare. In sintesi, si vuole raccontare la realtà del passato che ha caratterizzato questi paesaggi come se fosse tuttora in vita lungo le scale, le piazze e le strade animate dai bambini e dai loro giochi antichi, o dai contadini che pigiano l'uva. Ricostruire il legame uomo-natura partendo dalle nostre radici, l'obiettivo di Calici Stellati. Il team di Nizza Monferrato per questa immersione multisensoriale nelle vigne dell'Asti. Beh. Momento di saltare dalle scuole secondarie di primo grado alle scuole secondarie superiori di secondo grado e annunciare la scuola che si aggiudica questa prima finale nazionale MAB della rete MAB Italia, che per le scuole superiori di secondo grado è l'Istituto Nicola Pellati di Nizza Monferrato. E allora andiamo a Nizza Monferrato. Anch'io vorrei ringraziare chi ha reso possibile questo progetto, le professoresse e tutti i miei compagni che hanno lavorato insieme per rendere questo possibile. Grazie ancora.